Buongiorno family, alle 11:20 io vi do il buongiorno. Ora devo piegare i panni che ho tolto da voi al bancone e devo mettere a cucinare per mio marito. Ci faccio pasta e patate. Veramente ci dovevo fare il brodo. Però avendo le scarola, avendo la scarola e la burke che io ieri sera non me lo sono mangiato, ho detto va bene, faccio a lui passi e patate, io mi mangio la burke con la scarola. Così, in modo tale che, esatto, non me lo sono mangiata ieri, me la mangio oggi pomeriggio. Scusatemi, ma state sui tuoi piedi. E lui non mi può dire niente. Perché ieri sera ci ha fatto un po' di casino. Non te la mangi la burger? Per cui me la mangio oggi così. Casino non lo può fare. Mi devo piegare questi qua che ho tolto da fuori. Ora me li piego e me li vado a mettere al posto. Sia mamma che c'è mamma. Aia, capelli a mamma. Me li vado a mettere a posto. Sia mamma, aspetta, ancora presto per mangiare. Poi mangi di porto ciù, mamma. Sì? Perché alle 9 ti ho portato ciù a mammina. Anzi, no, più tardi. Le 9:30, per cui ora piego i panni, li metto al posto, poi faccio mangiare le mie principesse e le porto giù. Vabbè, una bella passeggiata giù nel nostro spazio di palazzo con i cancelli chiusi, così stanno libere, possono andare avanti e indietro. Quanto vogliono loro. A dopo. Ho messo a cucinare, sulla tavola c'è la scarola che dopo ci vado a mettere olio e sale e me la vado a mangiare con la pulche. Mette, aspettate un attimo, in questa pentola ci sono le scarole che le sto facendo cuocere per la cena di stasera, e qua ci sono le patate che si sono cotte con olio, sale, aglio, prezzemolo, un po' di paprika, che a mio marito ci piace quella là dolce, un goccino di acqua per cui io le posso anche spegnere perché si sono cotte. Diciamo che una parte di cena per stasera l'ho quasi fatta, che si devono cuocere. Poi vicino non lo so cosa metterci, perché sento che ieri ci siamo mangiati, lui ieri si è mangiato la carne rossa, io me la mangio oggi a pranzo la burke. In settimana mi sembra che si mangia
Domenica? No, lunedì. Lunedì si è mangiato il petto di pollo, per cui non lo so vicino a mio marito cosa ci vuole mettere, perché comunque lunedì petto di pollo, ieri carne, non lo so cosa ci vuole mettere vicino, dopo vediamo cosa ci vuole mettere. Ora, il pane l'ho piegato e l'ho postato tutti, ho messo anche la tavola, la tovaglia, l'acqua, Coca-Cola, la frutta che sono tutti i mantellini, i tovaglioli, ho preparato anche la tavola, lì sopra man mano le pentole me le sto già lavando in modo che dopo pranzo non ci sarà montagna di pentole da lavare e sento che non li posso mettere in lavastoviglie perché anche ieri mi sono dimenticata di comprare il finish lavastoviglie o le coperte della lavastoviglie, per cui sono proprio una che mi dimentico tutto se non me lo scrivo. Mi dimentico qualsiasi cosa. Allora, qui si devono ancora cuocere, però non va tutti in fretta. Non va tutti in fretta per le scarole, perché sono per stasera. Ora, se il cancello si è chiuso, voglio accendere un attimo le mie pimpe. Perché da ieri sanno centetto ciò, per cui se no, se c'è che ce l'ho chiuso, le porto un attimo adesso, perché già sono le 12 e 41, l'una meno 20. Dopo devo fare la pasta, devo farmi la pulca per me, allora ne approfitto, le porto un attimo ora. Manto, un grandissimo bacio a Christian, un bambino dolcissimo, dolcissimo, nonché mio vicino di casa. Un bacione piccolo, è un amore di bambino. Comunque, torniamo a noi adesso. Sto cucinando per mio marito. Per me ho già, aspettate, ho già cucinato la scarola e la burke. Ora ho buttato la pasta per mio marito, le scarole si sono cotte. Ora, il tempo che si cuociono, che si cuoce la pasta e poi è tutto pronto. Intanto sono le 13:30. Poi saluto a tutti quanti. Chi vuole essere salutato lo prende il mio saluto, chi no, pazienza. Comunque, un bacio a tutti e un bacione grande, 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 grande a Cristiano, un bambino veramente dolcissimo. E io ritorno a cucinare. Ho fatto i piatti che abbiamo mangiato. Ora li asciugo e li metto un attimo. Li asciugo e li metto a posto. Poi vado da mamma a vedere la camera da letto nuova di mia mamma che ci è arrivata ieri. E ora vi voglio far dire dal mio sposo la pasta e patate com'è venuta. Sei mau? Perché non ti vedono? Ciao a tutti, era ottima, provatela pure voi. Però ci devi dire pure com'è fatta. Spiega tu com'è fatta. Pasta e patata come. Ma mi spiegate che devi mia moglie. Allora, ho fatto
semplice pasta e patate sfritto, come diciamo noi a Napoli, sfritto. Poi ci ho messo la paprika dolce e il formaggio. Questo è l'olio, sale e aglio e la paprika. Sono ingredienti semplicissimi, volendo chiunque ce l'ha a casa, in più o meno 20 minuti. Sì, in 20-25 minuti, mettimi a fuoco, in 20-25 minuti avete fatto una pasta e patate con i fiocchi, la paprika, ci sa anche quella piccante. Scusatemi, ci sa anche la piccante, e sento che a mio marito la paprika piccante non piace. Io ho preso questa qua dolce, da 3 euro spin, non tanto, un pochino, ed è venuto una pasta e patate con i fiocchi. Ora posso le pentole che ho lavato, mio marito si veste e vado da mamma a vedere la camera da letto. Ma come diciamo noi, ve la faccio vedere anche a voi, però sto in macchina, mio marito è stato a fare un servizio, me ne dispiace che non ho potuto farvi vedere la camera da letto di mamma, ma ci stavano persone a casa e non l'ho bloccato, che avevo un po' di vergogna. Ora andiamo da Eurospin a fare un pochino di spesuccia per domani e per vedere cosa ci dobbiamo mettere vicino alle scarole. Poi a casa vi faccio vedere tutto, perché ora devo spegnere questo flash del telefono, perché mi dà enormemente fastidio, per cui ci vedremo a casa. Siamo andati da Eurospin, abbiamo fatto la spesa, abbiamo preso 4 teglie, queste qua di alluminio, che stasera devo fare simil pizza di scarole, però la faccio con la pasta sfoglia, per cui simil pizza di scarole. Lievito per domani, per fare la pizza, la farina, che non può mai mancare, zucchero di canna, pomodoro, eccola qua la pasta sfoglia tonda, ne abbiamo presi 2, giuste, prodotto di vetture e la famosa mozzarella per la pizza, questa qua,
Questo è tutto quello che ho preso. Teruspi. Io adesso faccio un attimo simil pizza di scarole con la passafoglia e ustel, così per le 7:30, 8 ceniamo anche e poi siamo alla cucina e vado a ninna e nulla, e ora sistemo la spesa e mi metto a cucinare. Io ho pulito già la cucina, abbiamo finito pure di mangiare, mi sono fatta la cucina, tutto. Mi sono pulita anche il top, come faccio sempre, però essendo che era ancora presto, me lo sono pulito tutto. Ho tolto tutto dal microonde, l'ho pulito, ho pulito le macchinette, tutto sistemato. Vi volevo dire, chi vuole questa macchinetta rossa della, come si chiama? Frong. Della Frong. Dovete stare attente, perché voi vedete, io ho i bicchierini vicino alla macchinetta. Eccoli qua. Però dovete sapere che questi contenitori porta caffè, contenitore, come li volete chiamare, dove io ho i pecchini appoggiati, li mantiene una sola un solo chiodo, una sola vite la mantiene. Per cui dovete fare molta attenzione quando traslocate, li dovete togliere questi qua, perché sennò si rompono. Io adesso me ne sono accorta, perché io quando ho traslocato questi pezzi qua, che sta anche qui per le chatte, non l'avevo mai tolto. Infatti quello che ho sul lato sinistro della macchinetta che vado a appoggiarci le chatte, se tolto un pezzo l'abbiamo voluto incollare con la pistola a caldo, per cui fate molta attenzione se volete mettere questa qua come ce l'ho io. A me, ve lo dico proprio sinceramente, come fossimo di persona e ci stessimo prendendo caffè insieme, personalmente a me se si romperà, innanzitutto sono di vicino, ve lo dico proprio chiaramente, non ne vado a spendere, perché comunque io la pagai 135 euro in offerta e più 50, sì, 50 chat in omaggio, per cui personalmente se si romperebbe qualcosa vicino alla Frong, io soldi non ne spento per farla aggiustare, ma ne comprerei direttamente un'altra, o mi comprerei quella della Nespresso, oppure la Vassa Moto Mio, ma questa non me la terrei a comprare più. Io benissimamente, diciamo, potrei eliminarla, la Frong, però non la posso eliminare perché il caffè di dolce gusto a noi non ci piace.
Detto questo, vi saluto. Vi mando un bacio creante creante. Saluto ancora il piccolo Christian. E non avevo vergogna quando vuoi venire. Vieni, Christian. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!